Ciao a tutti, io sono Simone Bettarini del Movimento 5 Stelle di Udine. Ciao, io sono Ivan Bottolina, sempre del Movimento 5 Stelle di Udine. Questo è il video riassunto della riunione che si è svolta oggi, 15 febbraio. È una riunione particolare perché è la riunione in cui abbiamo effettuato il rinnovo delle cariche legate al nostro gruppo. E vi vado a dire subito quelli che sono i risultati, partendo dalla notizia più importante, ovvero è cambiato l'organizer del gruppo. Giorgio non si è candidato per la sua scelta quest'anno e si è candidato al suo posto Michelangelo, che ha ricevuto l'unanimità dei voti e quindi è diventato un nuovo organizer. Per le altre cariche abbiamo Ivan e Gaddo, che sono stati nominati co-organizer. E mentre nel ruolo di assistenti ci siamo io, il Max e Giorgio, che comunque ha voluto rimanere, diciamo, nella cerca un pochino più stretta di chi lavora all'interno del gruppo. C'è anche Renato come tesoriere. E Renato ha ricevuto nuovamente il rinnovo per quanto riguarda la carica di tesoriere. Sì, poi siamo andati avanti e abbiamo deciso di organizzare una giornata verso aprile dedicata al metodo Michelotto. Fondamentalmente il metodo Michelotto è un metodo per la democrazia partecipativa, è un sistema che si affianca al bilancio partecipativo di cui abbiamo già discusso in altre volte. Ed è in pratica un metodo per coordinare le idee e fare proposte, quindi pensavamo di utilizzarlo anche per eventualmente stilare assieme a voi un programma per le prossime comunali del 2013 che si faranno qui a Udine. E poi abbiamo parlato di quello che è lo stato dei vari gruppi che stanno nascendo un po' sul territorio. In particolar modo abbiamo parlato di quello di Tricesimo, che vediamo come un gruppo motivato e sul quale vale la pena di investire, un gruppo che sta facendo tanto per crescere insieme. E c'è anche il gruppo di Cervignano, che si sta un attimino un po' più timidamente rispetto a Tricesimo, andando a formare anche lui per le elezioni del 2012, sì, per le prossime elezioni, ecco. Ultima cosa, dimenticavo, io mi occuperò anche per questi altri 6 mesi per quanto riguarda la redazione. Vabbè, detto questo, la riunione si è conclusa. Così. E quindi ci vediamo sempre più numerosi alla prossima riunione del Movimento 5 Stelle di Udine. Ciao! Ciao.